Il quarto convegno mondiale sull'emozione di conoscere e il desiderio di esistere. È un convegno particolare. Abbiamo richiesto il vostro sostegno. Grazie a voi oggi ci siamo potuti incontrare. Assessori, sindaci, ministri, non li abbiamo voluti implicare, uno per lasciare lo spazio al nuovo, per lasciare lo spazio alla diversità, per lasciare lo spazio al cambiamento, ed il cambiamento è scandalo. Per cui nessuno rischia, tutti vanno sul già fatto. Fare un qualcosa di diverso, entrare nello scandalo, intendendo per scandalo il cambiamento, il rivedere gli obiettivi da un altro punto di vista, è un rischio. Vi ricordate la buon'anima di Galileo? Dice: ma io posso vedere il mondo da un altro punto di vista? Il Papa gli dice: state attento, Galileo, che tu hai visto i polli come vanno, che noi li abbrustoliamo. E Galileo abiurò. Naturalmente noi non siamo Galileo, per fortuna, però lo scandalo fa paura. Invece noi abbiamo bisogno del cambiamento, non solo i presenti sono i sostenitori del cambiamento, cioè non si iscrive all'emozione di conoscere una persona qualunque, gli iscritti all'emozione di conoscere sono quelle persone che stamattina mi dispiace non avervi salutato uno per uno, perché avete visto che ci sono problemi, è complessa la questione, che nella loro classe, nella loro scuola, con i loro allievi, nelle loro strutture, negli ospedali, eccetera, eccetera, hanno determinato una condizione in cui l'esistere ed il conoscere sono emozionanti. È stata un'occasione per riunirci, e questa occasione non è come non è un'occasione per per manifestare, è un'occasione per incontrarci, è un'occasione per scambiarci gli indirizzi. Non è un convegno che fa terminare dei lavori, ma questo è un incontro da dove devono iniziare i lavori. Per cui utilizzate queste tre giornate per creare una rete, scambiate gli indirizzi, incontratevi, parlatevi, perché altrimenti sia le periferie, sto parlando con le scuole, che proprio per la loro briosità, per il loro calore, non vedono soltanto ai contenuti come aridi bottoni o gettoni da trasmettere, ma vedono nei contenuti l'occasione per far nascere l'amore e il desiderio della cultura. Signori, il futuro, se vuole essere un futuro del progresso, siamo alle soglie del 2000, deve essere un futuro di ragazzi, di ragazze, di persone, di bambini, di bambine che vedono nella cultura una prospettiva legata all'emozione di conoscere e il desiderio di esistere.